Infezioni interne. Il pericolo nascosto di muffe e batteri per i pazienti con un sistema immunitario debole. Come prevenire le infezioni da muffe e batteri in ambienti umidi e a rischio? Le infezioni da muffe e batteri in ambienti interni possono essere estremamente pericolose per i pazienti con un sistema immunitario debole, come quelli che hanno subito un trapianto o sono affetti da AIDS o cancro. Queste infezioni sono spesso causate da ceppi di Aspergillus e Mucor, ma anche alcune muffe comuni dell'ambiente esterno possono essere fonte di problemi per i pazienti a rischio. Tuttavia, con alcune precauzioni, è possibile prevenire queste infezioni. Le muffe si sviluppano comunemente nei rifiuti vegetali e nei vasi delle piante, ma anche in ambienti umidi come le case o i luoghi di lavoro in cui non viene effettuata una pulizia adeguata. Le misure precauzionali per prevenire le infezioni includono l'evitare gli ambienti umidi e soprattutto l'esposizione durante i lavori di bonifica delle muffe. I pazienti immunologicamente deboli devono inoltre prestare attenzione alle muffe comuni nell'ambiente esterno, come Geotrichum, Fusarium e Alternaria alternata. Ma non sono solo le muffe a rappresentare un rischio. Negli ambienti umidi si moltiplicano anche alcune specie di batteri patogeni per l'uomo, come Neocordia astroides, Klebsiella oxytoca e Acinetobacter. Questi batteri possono essere presenti nei materiali da costruzione molto umidi, come le pareti, e possono causare infezioni batteriche potenzialmente letali. È quindi importante prendere delle precauzioni per prevenire la comparsa di muffe e batteri negli ambienti chiusi e umidi. Ad esempio, è possibile utilizzare un deumidificatore, mantenere una ventilazione adeguata, evitare l'accumulo di acqua stagnante e riparare le perdite d'acqua, oppure eliminare l'umidità di risalita se a contatto con il terreno. Inoltre, durante i lavori di ristrutturazione, è necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati e assicurarsi che l'area sia adeguatamente ventilata. In conclusione, se si ha a che fare con pazienti immunologicamente deboli, è importante essere consapevoli del pericolo rappresentato da muffe e batteri negli ambienti umidi. Con le giuste precauzioni, è possibile ridurre il rischio di infezione e creare un ambiente sano e sicuro.